il 30 aprile del 2013 venne insediato il nuovo consiglio d'amministrazione della fondazione e dopo qualche giorno fui eletto presidente. Quando io arrivai qui alla presidenza, mi ritrovai un bilancio del 2012 approvato proprio negli anni del nostro inserimento, nei mesi e nei giorni del nostro inserimento, che indicava un debito e, diciamo, impegni pregressi da affrontare per oltre 300 milioni. Non dimentichiamoci però che nel quinquennio precedente, quello dal 2008 al 2012, il PIL era arretrato in 5 anni del 6,3%. L'anno 2013 è stato uno degli anni più bui della nostra storia, con una contingenza economica tra le più sofferte dal dopoguerra. Io avevo fatto per oltre 20 anni il direttore generale della banca, quindi voglio dire, mi affidano il compito di procedere ad un riequilibrio economico-finanziario che tutto sommato consente alla fondazione di proseguire nella propria attività di erogazione e migliorando complessivamente l'equilibrio economico-finanziario della fondazione stessa, che in quegli anni aveva un patrimonio di circa 1 miliardo. La crisi generale del sistema obbligava anche a dare rilievo e risposte a una situazione sociale che in quel momento era veramente arrivata a, diciamo, indicazione di grande, grande preoccupazione. Nel corso del quinquennio 2013-2018, voglio ricordare che la Fondazione complessivamente ha distribuito sul territorio cittadino 75 milioni e, diciamo, la parte prevalente per utilizzare quelle risorse è assegnata in quel periodo a due settori prevalenti. Il primo è quello dell'arte e cultura. Con l'orecchino di perla portò a Bologna 350.000 visitatori da tutte le parti d'Italia, dando un significativo contributo al miglioramento dell'attività economica, perlomeno nel settore commerciale della città. Questo per quanto attiene al settore dell'arte e cultura. In quel momento grande importanza ha avuto il settore del sociale. Gli interventi che la Fondazione ha svolto nel settore sociale hanno riguardato la Caritas per le mense presenti, ma non soltanto quella della Caritas, ma anche tutte quante quelle attività che nelle varie mense sono state in grado di fornire ai bisognosi che si rivolgevano a questi per risolvere i loro problemi quotidiani, insomma. La Confraternita della di Misericordia, voglio ricordare, perché questo è stato di grande aiuto anche sul piano sanitario per le famiglie che, diciamo, senza assistenza sanitaria potevano rivolgersi in quegli ambienti per trovare un primo aiuto che altrimenti non avrebbero avuto. Oggi prevalentemente l'azione della Fondazione è rivolta proprio al settore sociale. Altre attività che sono svolte in aggiunta alla cultura e al sociale. Diversi progetti in collaborazione col Comune di Bologna, somme considerevoli destinati alla Sala Borsa per il potenziamento della biblioteca libraria, contributi rilevanti alla Fondazione Cineteca per il cinema in piazza, al Teatro Comunale, senza dimenticare che purtroppo in questi anni non ha avuto un grande successo, ma che in quel momento spingemmo molto ad avviare, che era quell'iniziativa su FICO. La
collaborazione con l'Alma Mater, con l'Università degli Studi, a sostegno prevalentemente di un piano edilizio, quindi il rifacimento di tutta quanto una serie di strutture che oggi possono accogliere gli studenti in modo più appropriato e consentono quindi all'università di accogliere un numero di studenti piuttosto rilevanti anche fuori sede, insomma. In questi 5 anni al Consiglio d'amministrazione faccio merito non solo di aver ripianato i 300 milioni di debiti iniziali, ma di aver chiuso anche l'ultimo mandato della nostra gestione, il 2017, con un avanzo di amministrazione di 100 milioni, che è stato il più elevato degli ultimi 15 anni, insomma.